Salve a tutti ragazzuoli, siamo tornati su un nuovo episodio di Carmine 551 e quest'oggi siamo qui di nuovo su GTA 3. Se avete visto la puntata precedente, avete visto che ho fallito la missione, praticamente quella che dovevo uccidere gli 8 spacciatori prima che se ne andavano. La missione è fallita, però diciamo che abbiamo già visto la missione. Siamo qui per rifarla insieme, infatti eccoci qui. Ho startato già tutto perché penso che chi avrà visto l'episodio precedente già sa tutta la situazione. Non ci perdiamo in chiacchiere e cerchiamo di fare questa missione bella veloce veloce. Allora, siamo già a 2 uccisioni su 8. E se ti togli magari mi fai un piacere, sai? Dai. Allora, qua ce n'è un altro. Beccato. Qua ce n'è un altro. Direi beccato. Qua ce n'è un altro. E direi beccato. Qua ce n'è un altro. E io direi beccato. Tutti in zona ce li abbiamo qua. Molto bene. Sta cosa mi piace. Siamo a 6, ne mancano 2. Dai, dai. Moriarty in giro per strada. Non ti preoccupare, non ci sarà più tra poco. Dove stai? Qui? Vattene. Oh, un altro sta qui. E vamos! Siamo a 8 uccisioni. Direi che l'abbiamo fatta. Però noi non ci accontentiamo. Infatti andiamo ad uccidere anche quest'altro. Ma cosa vorresti fare? Cosa vorresti fare? 9, siamo a 9 uccisioni. Qua continuano a venire altri. E noi non ci fermiamo. Qua ce n'è un altro. E lo tritiamo per bene. 10 uccisioni, incredibile. L'abbiamo battuto proprio pesante questo record, dai. Non ci possiamo proprio lamentare. Cerchiamo di ucciderlo questo qua almeno. Sono yard ancora. Cioè, ma doveva arrivare a 8 e sono arrivato a 11. Una cosa incredibile, ragazzi. Ma poi esplode la macchina. GG! 11 yard. Bonus di 3000. Bene, molto bene. Abbiamo finito anche Kaido. E dopo Kaido dobbiamo andare a vedere un po' l'uomo delle pulizie qua. Quindi ci apprestiamo ad andare da lui. Eccoci qui. Siamo arrivati a destination e ci apprestiamo a fare la prima missione di questo tizio che non conosciamo per niente. Via. Fai tacere l'uccellino. Che ha un doppio senso questo. He took more bribes than anyone. He thinks he's gonna get an honorable discharge if he turns state evidence. He just squealed. He's under armed protection in which they're crossing down a Newport, some apartment behind a car park. Tops that. Dai fuoco al palazzo per farlo uscire allo scoperto e fai in modo che non parli mai più. Va bene, sarà fatto. Controlla l'appartamento della sicurezza, testimoni. Ok, quindi dobbiamo andare da questo tizio, abbiamo detto. Abbiamo fatto anche un po' di rifornimenti, sia di armi, come potete vedere, che di vita. Perché ci siamo comprati lo scudino. Lo scudino incredibile ci siamo comprati. Comunque dobbiamo andare a stanare questo tizio che sta, non si sa, in questo appartamento, in questo palazzo. Andiamo a vedere. Vediamo. Si dovrebbe trovare qua dietro. Infatti è qui che si trova. Allora, andiamo a vedere. Ah, quella dovrebbe essere la finestra dove si trova il tizio, giusto? Allora, le granate, giusto? Siamo capaci di buttarla là dentro. Oh, è andato. Sta prendendo fuoco. Elimina McCarthy. Ehi. Dopo, dopo. Dopo facciamo i conti, non ti preoccupare. Raga, sarà un po' un bordello qua.
Ragazzi, questo corre. Ragazzi, non riesco a prendere. No! No! No, c'era una stella lì! Dai, però una macchina migliore la potevo pure prendere, oh! Dai! È mica giusto! Oh, vai, vuoi in acqua, vai in acqua! No! Sì, sì, dammi una spinta, polizia! No, non così! Non così! Maledetti! Non corre, non corre! Questa macchina di merda! Di melma! Per non essere volgari! È una smolla, sa? Dove va? Dai, oh! Mi sto ingazzando, eh! 3 stelle, oddio! E porco Cristo! Siamo morti, raga! Siamo morti! Incredibile, ma siamo morti. Purtroppo quella missione non è per niente facile, però io c'ho una bella soluzione per sanarlo quello lì. E vi farò capire il perché. Non ho capito proprio niente. Sì, sì. Non scendo perché c'è la polizia, già mi darebbe fastidio sta cosa. Però possiamo fare anche un'altra cosa molto intelligente, secondo me. Sì che è intelligente la cosa. Perché io metto la macchina qui, tu da qui non esci, giusto? Allora, io direi, cominciamo da qui. Eccolo, adesso tu devi uscire con sta macchinetta. E la macchinetta te la faccio saltare. Tizio mio! Ecco, così. E vai. Non sono stato io. Decisamente. Cosa sta facendo questo poliziotto? Questo è un poliziotto scriptato. Ma oh, un attimo. Ma bello sto glitch. A corto d'armi. Sentiamo. Dove sta? Hey kid, over here. Sta cagando. Man runs a business in Rockford. We saw action in Nicaragua back when the country knew what it was doing. Anyway, some cartel scum wrapped him up yesterday. Ah. Said they'd be back for some of his stock today. He's gonna need backup, and in return, they'll give you a knockdown rates on any hardware you buy. I'd go myself, but the old sciatica's playing up. So, good luck. Good luck. Va bene, ho capito. Tocca sempre fare tutto a me. Andiamo in stile proprio ambulanza, in stile proprio io sono venuto a medicarvi. Va bene. Andiamo a fare questa ennesima missione. Siamo arrivati a destinazione e siamo pronti per andare a trovare questo amico qua, questo spacciatore d'armi. Se non si cappotta la macchina, forse siamo fortunati, ok. Oddio, cosa vedo lì? Il bazzucone, Rai, Ray, appena chiamo. Oddio, saranno qui? C'è la vasta scelta qui. Devo dire la verità che c'è la vasta scelta, eh. Arrivano, Da dove è uscito questo? Ehi, non muore quello. Adesso muore però. Oddio raga, è un casino qua. Ok. Abbiamo fatto scoppiare un po' di tizi. Ehi,
Se avessi potuto avere come in Nicaragua, probabilmente sarei. Se ti serve una vita, passa di qui e prendi ciò che ti serve negli armadetti. È la vostra, un po', eh. Purtroppo mano molto. Questo è poco ma sicuro. Quindi dammi questa e non mi annoiare. Non ti ho ucciso, ti potevo anche uccidere, però non sono così così. Scherza! Abbiamo una nuova macchina. Questa volta non è esplosa. Andiamo a prendere questi pacchetti. Questa è una bella macchina, molto potente. Cerchiamo di non romperla subito. Allora, qui sta il tizio dei pacchetti, giusto? Dov'è? Oh. Ma dov'è? Ma sta sotto! Ma sta sotto! Oh! Sì, vabbè, ma sta sotto, raga! Quanta sfiga posso avere? Se mi non mi pare da qui ci posso andare, esatto. Meno male che mi ricordo ogni tanto. Mamma! Vattene! Due stelle? Serio? No, a tre! Polizia, ti devi togliere! Non l'hai capito! Dammi la prova. Dammi la provola. Dopo, dopo. Dopo ne parliamo. Dopo ne parliamo. A posto. Abbiamo fatto tutto. Dobbiamo scappare e dare fuoco alla macchinetta, giusto? Ehi. Scusi, non lo faccio più. Lasciamo la macchina, giusto? È quello che dovevamo fare. L'ho già data fuoco la macchina. GG. E non mi potete fare male, non mi potete fare male, polizia, non l'avete capito. Vi posso prendere anche la vostra macchina, ma meglio di no. La prossima missione. Fuori a pescare. I think my partner's a rat. We gotta shut him out permanently. He goes fishing out of his boat near the lighthouse on Portland Rock most nights. Steal a police boat. Make sure his backstabbing plans are sunk. Queste missioni sono sempre prendi la macchina della polizia e fai questo. Prendi la macchina della polizia e fai quello. Cioè, qua bisogna solamente. Boh, non lo so, non lo capisco. Vabbè, comunque, prendiamo questa macchina della polizia e facciamola finita. Macchina della polizia trovata! E quindi andiamo subito a fare la missioncina. Non è stato un gioco da ragazzi proprio, cioè è stato facilissimo. Comunque, adesso dobbiamo andare in questo posto che io non ho capito dov'è. Di preciso. Andiamo a vedere la situazioncina. Dov'è? Ah, è lì. Ah. Ah, ma quindi non è. Non ci dovevamo andare. Con la macchina della polizia. Dovevamo andare a prendere questo coso della polizia. E vabbè, rischiamo. Ci facciamo un po' male, ma niente di che. Comunque, adesso perché abbiamo preso questa cosa,